Quando No, dorme. io sognavo, ma ieri sera parlavo proprio con uno psichiatra, mi ha spiegato il primo sogno. Io non ho un sogno ricorrente, ti posso dire che cosa mi sono sognato stanotte? Stavo a casa di Berlusconi e ci litigavo. E non mi ricordo perché, dottor Berlusconi, abbia pazienza, Silvio, abbi pazienza, ma litigavo. Ma forse perché ci è mancata una telefonata. Lei si dà del tu con Berlusconi. Berlusconi, tu con Berlusconi no. Il rapporto Funari-Berlusconi come imprenditore, mi ricordo che la pubblicità gli diceva Berlusconi, ma che programma fa? Berlusconi guarda, ma che domanda è? Funari fa Funari, ho avuto un rapporto splendido. Squillo del telefono, sentiamo. Ecco. Ha sentito, dottoressa Fabrizi? Che Sì, ho sentito, sì. buonanotte. Allora. Che vuol dire buonanotte? Che se ne va o mi dice qualcosa? Dice. Buonanotte, La signora, saluto, buonanotte. buonanotte, buonanotte, no, non Buonanotte. me ne vado ancora. Sì. Però volevo dire, questo sogno forse meriterebbe più un'interpretazione politica che Sì, non no. psicologica, no? Sì, è vero, Noi ma gliela diamo. spiego io. Dato che ho avuto delle telefonate, ci dovevamo vedere, non ci siamo visti, allora io mi sono Diamo quella sognato. psicologica se Sì, si può sì. dare. Beh, dunque, di quella psicologica possiamo dire poche cose in realtà. Sì. Evidentemente No, no, signora, la Berlusconi. facciamo una cosa. Le faccio fare proprio il suo mestiere. Lei mi deve spiegare per quale motivo. Ogni volta che una persona entra nell'ambito dei miei sentimenti, amico, imprenditore, parente, dopo un po' io me lo sogno, su un cavallo bianco vestito da ufficiale dei carabinieri. Questo è il mio sogno ricorrente. Ma non sto scherzando, No, no, ci credo, ci credo. Beh, forse sa perché? Perché se questa persona acquista poi una connotazione emotiva per lei, e qui azzardo proprio un'ipotesi di Sì. interpretazione, naturalmente, perché occorrerebbero molti altri elementi per Ho avuto un poter. fratello che faceva l'ufficiale dei carabinieri che non ho più. Sì, ma non solo questo, perché poi i carabinieri, la polizia, i magistrati, insomma, Sì. tutti questi personaggi che appartengono ad un'autorità e che in qualche modo hanno dei riconoscimenti di tipo ufficiale, che hanno a che fare con, come dire, con la gestione del potere e con il mantenimento della giustizia soprattutto, Sì. Sì. rappresentano una parte di noi che ha molto a che vedere con la nostra parte morale. Ho capito. Quindi evidentemente lei fa un collegamento tra l'affettività e la moralità, Ho tra capito. l'affettività e il senso del dovere, è qualcosa che ha a che vedere appunto con la giustizia, con le leggi, anche quelle interne, non Sì, necessariamente la legge esterna. certo. E quindi poi il cavallo bianco sta a sancire ulteriormente la solennità appunto di questa sua associazione. Ho capito. Grazie, Signora, la dottoressa. Grazie a voi. Buonanotte. Buonanotte. Funari, il 2000. Sì. Che augurio sente di fare a se Tanto per stesso, agli cominciare altri? ringrazio il Padre Eterno che mi ci ha fatto arrivare, perché quando ero bambino io sognavo il 2000, a 10 anni io pensavo al 2000, quindi io ringrazio il Padre Eterno, la sorte, i chirurghi che mi hanno operato. L'augurio, l'augurio che lei vuole fare ai nostri telespettatori, a se stesso, alla Ai vita. nostri telespettatori, una cosa molto semplice, l'italiano non ha grandi esigenze. L'italiano ha delle esigenze normalissime, vuole lavorare un po' di meno, guadagnare un po' di più, essere sicuro della sua salute e avere il lavoro per i figli che ha fatto studiare. Tutto sommato non pretende l'ira Quindi questo è di Dio, l'augurio che ma lei fa. E questo gli a fa se stesso che augurio fa? di consumare qualche vendetta. Ah, allora No, vuole. ma così professionale. Chiudiamo sempre i nostri incontri chiedendo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta. Gianfranco Funari, che cosa chiede a se stesso e che cosa si Mi risponde? sto domandando in questi giorni perché a livello televisivo, non qua, ma quando mi fanno delle interviste, per quale motivo dico ogni tanto qualche bugia? Perché E la risposta? la bugia nasconde una realtà che per la prima volta desidero sia soltanto mia, privacy. Questa notte ne ha dette bugie? A te no. Perché? Ma perché forse è notte? Chiudiamo davvero. Abbiamo parlato anche di politica, ma ovviamente non abbiamo parlato di politica, No, quella ma che si anche fa nel perché poi. nostro paese. Io ho una curiosità, ma Sì. forse ce l'ha anche, non si è mai capito, Funari, che idea politica ha? Allora le chiedo, lei è di centro, di destra o di sinistra?
Io sono per la scelta ad ogni elezione del programma che più mi piace. Dopodiché io voto per quel programma e se il gruppo politico non lo svolge, l'elezione successiva voto per l'altro. Perché il maggioritario non è ideologico. Come? Il democristiano rimane democristiano, il comunista è il comunista? No! L'Ulivo è un programma, il Polo è un altro. Tu mi hai deluso, passo all'altro. Mi hai deluso, ripasso all'altro ancora. Bisogna scegliere. Quando in Italia si capirà questo, forse ci sarà il maggioritario, perché non se ne può più. L'ultima volta che ha detto ti amo? 10 minuti fa, prima della trasmissione. Buonanotte a Gianfranco Funari, buonanotte a Giovanna Bizzarri e buonanotte a voi, cari amici della notte di Rai 1. Vi aspetto, come di consueto, sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sottovoce, percorsi umani e professionali, un modo per conoscere e per conoscersi, per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Abbiamo fatto buona televisione, Funari? Direi proprio, sì. Poi, e soprattutto sincera. Buonanotte ancora.